Adriano Galliani celebra il suo terzo matrimonio con Helga Costa. Adriano Galliani, noto amministratore delegato del Monza e figura di spicco nel panorama calcistico italiano, sta per intraprendere un nuovo importante capitolo della sua vita con il suo terzo matrimonio. Questo evento attira grande attenzione e rappresenta un momento significativo per il dirigente, il quale continua a cercare l'amore nonostante le esperienze passate e l'avanzare dell'età. Dettagli sulle nozze tra Adriano Galliani e Helga Costa. Attualmente, Galliani ha 79 anni e convolerà a nozze con Helga Costa, una cittadina spagnola di origine brasiliana di 57 anni. La relazione tra i due è consolidata da diversi anni e hanno recentemente ufficializzato la loro intenzione di sposarsi tramite la pubblicazione delle nozze sull'albo pretorio del Comune di Milano. Nonostante il dirigente risieda a Milano, la cerimonia è prevista a Monza, la sua città natale. Questo rappresenta il terzo matrimonio di Galliani. Il primo matrimonio è avvenuto nel 1989 con Daniela Rosati, da cui sono nati tre figli, Nicole, Gianluca e Fabrizio. Dopo la separazione nel 1999, si è risposato nel 2004 con la modella marocchina Malika El Azazi, un'unione che si è conclusa nel 2008. In mezzo a questi matrimoni, Galliani ha avuto una breve relazione con la giornalista televisiva Manuela Moreno. Un momento significativo per Adriano Galliani, questo nuovo matrimonio segna un periodo speciale per Galliani, che si avvicina al compimento del suo 80° compleanno. Sebbene non siano state rivelate informazioni specifiche sulla data delle nozze, l'interesse è palpabile tra familiari, amici e sostenitori del dirigente sportivo. Galliani ha dedicato la sua carriera al mondo del calcio e degli affari, dimostrando che non è mai tardi per intraprendere un nuovo percorso personale. Si attende con curiosità all'annuncio di ulteriori dettagli riguardo la cerimonia, la quale si preannuncia elegante e discreta, rispecchiando il carattere distintivo di Adriano Galliani.